Allora, la mia prima domanda è, come è nata la community di Instagram Elsa Milano? Beh, è nata casualmente perché partendo dalla community italiana fondata da Ilaria Barbotti, io ero andato lì per curiosità e quando ho chiesto se c'era qualcuno che si occupava di Milano, la risposta è stata no, mi ho detto ok, l'avete trovato, ci sono. Instagram già lo utilizzavo da qualche mese, mi ero appassionato molto all'utilizzo a metà fra la community e l'applicazione fotografica e il fatto di poter fare qualcosa di attivo per una città dove tra l'altro non sono nato, ma che mi piace molto, quindi appunto Milano, mi ha dato la carica. Tra l'altro, adesso appunto perché parlavi di community più che app semplicemente per fare e condividere fotografie, chiaramente da quando è uscito anche Fologram questo aspetto è stato ancora più potenziato, no? Sì, il lato positivo è grazie all'ottimo lavoro del team che ci ha lavorato su è proprio il fatto di aver portato Instagram ad una realtà più web. Di fatto, con il fatto che Instagram è anche un esempio di focalizzazione più che sul business, che chiaramente c'è, ma anche sul mezzo, nel senso che molte startup partono subito con logiche multipiattaforma. In realtà, nel caso di Instagram, c'è stata una scelta precisa che è quella di concentrarsi solo sul mondo iPhone. Il fatto che abbiano reso le API pubbliche ha fatto sì che si siano create una serie di funzionalità aggiuntive, fra queste sicuramente la possibilità di appoggiarsi al web amplia notevolmente il bacino di interesse. Quindi a tuo avviso è possibile utilizzare Instagram effettivamente come uno strumento di marketing? Sì, decisamente sì, perché riesce ad unire più elementi fra loro. Il primo è quello della fotografia, che è un collante fortissimo per ciò che riguarda il mondo della comunicazione e la capacità di espressione, molto più rapida rispetto allo scrivere un testo o a esprimere un pensiero, perché la fotografia è sicuramente il modo più rapido per fare entrambe le attività. Interessante perché c'è una community che non si è installata su quella esistente di Facebook o Twitter, ma è una community che vive in maniera totalmente autonoma. Ci si può interfacciare, ma la community di Instagram ha delle logiche, delle dinamiche molto diverse da quelle di Facebook e Twitter. Terzo tema, il tema locale, cioè la possibilità di andare a intervenire su determinati brand a livello iperlocale. Quindi questo fa sì che si tratti di uno strumento di marketing sia rivolto ai grandi brand nazionali e non, sia a quelli locali che magari vogliono far conoscere una location piuttosto che un prodotto tipico. Ti faccio un'altra domanda, in che modo sarebbe possibile, o secondo te augurabile, appunto unire Instagram ad altri servizi di, appunto, location-based services, no? I servizi basati sulla geolocalizzazione. Sarebbe possibile, secondo te, sarebbe augurabile fare una fusione di questo tipo, magari, non so, con Foursquare, per esempio? Ma allora, cosa succede? In questo momento Instagram è di fronte ad un bivio perché con il recente aggiornamento ha implementato e rafforzato la propria componente di applicazione fotografica. In realtà la community di Instagrammers ha scritto per mano del suo fondatore, che è lo spagnolo Phil Gonzalez, ha scritto un post. Devo dire anche abbastanza, diciamo, giusto e secco, in cui la richiesta invece è quella di rafforzare la componente di community che attualmente è un po' più vacante. Quindi ci sono una serie di temi che ci auguriamo vengano rafforzati e che necessariamente possono anche vivere senza la fusione o integrazione con altri servizi. Che è nello sfruttare maggiormente le chiavi di ricerca, magari su base locale, e le attività poi come conseguenza su base locale. Solo un esempio, la community di Milano che gestisco personalmente utilizza l'hashtag iGirlsMilano. E ad oggi ci sono circa 8.100 foto, quindi abbiamo creato un album della città impressionante dove possiamo far vedere in qualsiasi posto della città, in qualsiasi momento, chi ci abita, i posti più noti e quelli più sconosciuti. Quali sono adesso più o meno i numeri, diciamo, della comunità milanese?
Beh, ad oggi noi abbiamo scelto di convivere su tutti i media. Su Instagram abbiamo circa 700 utenti che seguono l'account Eigers Milano. Su Twitter siamo decisamente meno, ma stiamo crescendo molto rapidamente, siamo intorno ai 100 follower. E Facebook è l'altro canale che da prima è cresciuto molto rapidamente, adesso si è stabilizzato perché comunque man mano che andiamo avanti con il tempo è su Instagram che si fa la partita e si fa la community, siamo intorno ai 350 utenti, grosso modo. Senti, per tornare un attimo al discorso che facevamo prima a proposito delle comunità locali e della possibilità per i brand effettivamente di usare Instagram come uno strumento per promuovere la propria attività. Ci sono già degli esempi notevoli, degni di nota, diciamo, in questo senso? Bah, allora, ce ne sono in realtà vari. Il primo è quello che mi viene in mente, che è tuttora in corso, è con Fiesta, con Ford, dove a livello europeo si è creato un contest finalizzato proprio a unire i valori dell'auto, comunicandoli attraverso la comunità Instagrammer e facendo sì che la stessa community potesse dargli un'interpretazione. Quindi è stato creato un hashtag dedicato, nella fattispecie Fiestagram, e a quell'hashtag viene unito un hashtag su base settimanale che poi è legato a uno dei valori della macchina. Quindi, per esempio, il primo è stato Starting, per collegarsi al fatto dell'accensione automatica del veicolo. Il secondo è stato Hidden, perché ha le telecamere nascoste per evitare durante le fasi di parcheggio di scontrarsi con altri veicoli, e così via ogni settimana ne usciranno di nuovi. Quindi è un contest in realtà su base europea, dove tutti i team locali e non sono tenuti a esprimere la propria creatività utilizzando questo macro concetto, e diventa una manifestazione artistica perché ogni settimana le foto più meritevoli vengono scelte da una giuria composta da una parte dal nostro fondatore appunto Phil, dal social media manager di Ford e da un fotografo professionista. Quindi crea anche un pacchetto abbastanza interessante perché ha l'azienda, l'esperto di fotografia e l'esperto di community. Ti vorrei chiedere, secondo te, in che direzione andrà l'utilizzo di questo tipo di strumento per quanto riguarda anche diciamo, delle realtà aziendali molto più piccole, molto più legate al territorio? Beh, di fatto le dinamiche possono essere le stesse di quelle che ho citato nel caso di Ford, quindi da una parte sarà sempre più importante il compito di noi manager locali nel saper aggregare in mille modi possibili l'interesse da parte della community, facendo sì che anche i più bravi, che magari sono famosi nella community perché hanno un loro stile, un loro modo di comportarsi, sia appunto gestibile come realtà da portare avanti anche su singole location, singole città. Senti, ti faccio un'ultima domanda, ovvero vorrei sapere qual è il prossimo evento a cui si può partecipare, diciamo, a Milano, per quanto riguarda la community di Instagram. Dunque, il prossimo evento è un incontro nazionale che si terrà il 12 novembre a Venezia. In realtà è un incontro di scambio, nel senso che altro obiettivo è quello di stimolare la conoscenza non solo tra singoli gruppi locali, come quello che abbiamo fatto lo scorso 24 settembre su Milano con tutta la community locale, ma anche con altri gruppi internazionali, quindi dei rappresentanti della community italiana, fra cui Ilaria, sono andati a Londra, e il 12 novembre verrà un gruppo di Londra a Venezia, e tutti i manager locali, naturalmente coloro che possono e che riescono ad essere a Venezia per quel giorno lì, perché abbiamo anche persone di Catania, di Napoli, quindi magari è un po' più difficile per loro. Comunque, ecco, il 12 ci sarà questo incontro che avrà invece un sapore già più internazionale. E poi ci sono una serie di attività che su base locale
partono non come veri appuntamenti, ma come iniziative, per esempio quello con ATM per fotografare i mezzi pubblici nel contesto della città, e naturalmente quello citato poco fa per Fiesta, che presumibilmente avrà anche uno sbocco locale, magari con un incontro, un aperitivo. Ultimissima domanda, che consiglio daresti a, per esempio, il proprietario di un negozio che volesse promuovere, la sua azienda, diciamo, con Instagram? Beh, allora il tema è molto interessante perché in effetti se Foursquare ha avuto il pregio di far partire i servizi di geolocalizzazione senza però riuscire, secondo me, a dare un preciso impulso dal punto di vista commerciale, penso che Instagram sia l'ideale perché mette un'altra componente che le piccole realtà, nel bene o nel male, non sono ancora in grado di definire, che è l'attività di comunicazione. Allora, far sì che l'appassionato di Instagram possa cimentarsi con un tema che nella fattispecie può essere proprio la comunicazione di quel negozio, rappresenta un binomio fantastico perché così la piccola realtà ha a disposizione un gruppo di creativi che molte volte sono anche creativi nella vita. Non dimentichiamoci che molti esponenti illustri della community sono anche art director, sono account, sono comunque persone che, come dire, vivono nel mondo della pubblicità e della comunicazione. E dall'altra parte, quindi unendo l'attività di creatività a quello di comunità locale, possono, incentivando questa community, far crescere il vantaggio nel partecipare dal punto di vista artistico e in questo modo, sfruttando i canali e i livelli di conoscenze dei singoli membri della community, avere anche nuovi clienti, magari con offerte speciali o trattamenti speciali che in questa fase, in questo periodo di crisi, tra l'altro, servono sempre. Va benissimo, Orazio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi, per il tuo tempo Grazie. e spero che avremo modo appunto di vederci al prossimo evento di Instagrammers. Ah, tu sei ufficialmente invitata. Grazie infinite, mi farebbe molto molto piacere. A presto.